Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questa carrellata sulla circonferenza, oggi vi mostro tutto quello che c'è da sapere sulle tangenti alla circonferenza. Nel video di ieri abbiamo visto che una retta può essere esterna, secante oppure tangente a una circonferenza. Oggi ci concentriamo sulle rette tangenti, perché dovete sapere che negli esercizi vi possono capitare due tipi di situazioni. Situazione numero 1. Il punto P è esterno alla circonferenza. In questo caso, dato un punto esterno, io trovo sempre due rette tangenti alla circonferenza. Situazione numero 2, il punto P sta sulla circonferenza. In questo caso io posso disegnare un'unica retta tangente. Avendo ben chiaro in testa questa doppia situazione, siamo in grado di svolgere gli esercizi a occhi chiusi. Andiamo a fare il primo. In questo esercizio ci viene data l'equazione della circonferenza e un punto P. Dobbiamo capire se siamo nella prima situazione oppure nella seconda. Quindi la primissima cosa che dovete fare quando vi viene chiesto di trovare la tangente è andare a sostituire le coordinate del punto nell'equazione della circonferenza. Se ci viene un'identità, capiamo che il punto sta sulla circonferenza, quindi siamo in questa situazione e ci dobbiamo aspettare un'unica retta tangente. Se invece non ci viene un'identità, allora capiamo che il punto è esterno alla circonferenza, quindi ci dobbiamo aspettare due rette tangenti. Quindi, primissima cosa, andiamo a sostituire. Al posto di x metto 7 e al posto di y metto 0. Chiaramente vi ho fatto tutti i passaggi, dove c'è 0 noi facciamo sparire tutto. Quindi 7 alla seconda, 49. 2 per 7 14 e il resto lo ricopio. 49 meno 14 meno 15 fa 20. Per avere un'identità dovevamo avere 0 uguale a 0. Invece abbiamo trovato 20 uguale a 0, che non è vero, e questo ci dice che P non appartiene alla circonferenza. Questa E barrata vuol dire non appartiene. Quindi siamo in questa situazione. Tutte le volte che siamo in questa situazione dobbiamo andare a scrivere l'equazione del fascio di rette passanti per il punto P. Abbiamo visto questa formula nella playlist sulle rette e il piano cartesiano, quindi se avete qualche dubbio vi invito ad andare a ripassare velocemente quella playlist. Ad ogni modo, io per completezza vi riscrivo qui la formula, dove al posto di xp yp dobbiamo andare a mettere le coordinate del punto. Scriviamo questa retta in forma implicita, quindi porto y al secondo membro e mi avvantaggio, moltiplico tutto questo per m. Ora, primo passo fatto, ho trovato l'equazione della retta, dove il mio obiettivo qui sarà trovare m. Secondo passaggio, devo andare a trovare le coordinate del centro e il raggio. Voi sapete che, data l'equazione di una circonferenza, possiamo trovare attraverso le formule sempre il centro e il raggio. In pratica dobbiamo fare quello che abbiamo visto nel primissimo video di questa playlist. Il centro ha coordinate 1, 2 e il raggio si trova facendo 1 alla seconda più 2 alla seconda, 4, meno c, c vale meno 15, quindi meno per meno più 15 e viene radice di 20. Passaggio 2 fatto. Ultimo passaggio, dobbiamo imporre questa condizione. Vi faccio vedere dal disegno qual è il concetto. Io so che quando ho una retta tangente, la distanza dal centro alla retta, che è questa, è esattamente uguale al raggio. Quindi mi trovo la retta in termini di m, mi trovo centro e raggio. Ora impongo che la distanza dal centro alla retta sia uguale al raggio. Questa è la condizione fondamentale che dovete utilizzare. Vi ricordate qual è la formula della distanza di un punto dalla retta? Ho fatto un video per questo. Comunque vi riepilogo qui la formula. Sembra una cosa impossibile, comunque se andate a vedere il mio video vedrete che è di una facilità pazzesca. In pratica qual è il concetto? Dobbiamo andare a sostituire al posto di x e y qui le coordinate del mio punto. Qui io l'ho chiamato P nella formula, da noi è il centro. Quindi vado a sostituire 1 e 2 al posto di x e y. Quindi qua viene m per 1, m. Qui viene 2. Tutto in valore assoluto, come indicato dalla formula. Poi al denominatore devo elevare il coefficiente di x alla seconda, quindi m alla seconda, più il coefficiente di y alla seconda, che da me è 1. Quindi tutta questa qua è esattamente la formula della distanza di un punto a una retta che abbiamo applicato. Dobbiamo imporre che sia uguale
uguale al raggio, quindi uguale a radice di 20. Qui sommiamo e qui facciamo l'MCM, quindi moltiplichiamo al secondo membro tutto per m alla seconda più 1. Ora eleviamo tutto alla seconda, sia al primo che al secondo membro. Al primo membro dobbiamo risolvere un quadrato di binomio, quindi quadrato del primo più quadrato del secondo, 4, più doppio prodotto, meno 6 per 2 per 2, meno 24m. Al secondo membro invece è molto facile perché il 2 semplifica tutta la radice. Questo l'abbiamo visto nella playlist sui radicali. Tutte le volte che ho un quadrato, la radice quadrata se ne va e quindi ricopio sotto. Sommiamo i monomi simili, questo portato al primo membro viene meno 20, più 36 fa più 16. Allo stesso modo il termine noto portato al primo membro diventa meno 20, più 4 meno 16. Qui noto che i tre termini si possono tutti e tre dividere per 8 e quindi semplifico i calcoli e risolvo l'equazione equivalente. Si tratta di risolvere un'equazione di secondo grado nell'incognita m, applico la formula risolutiva, meno b 3. Al radicando devo mettere b alla seconda 9, meno 4ac, 4 per 2 per 2 fa 16, con il meno della formula più 16. Tutto fratto 2a, a vale 2, quindi 4. Una volta risolvo col più, una volta risolvo col meno. 3 più 5, 8, fratto 4, 2. 3 meno 5, meno 2, semplificando con il 4 viene meno un mezzo. Ho ottenuto due valori di m e me lo aspettavo perché avevamo visto che il punto P era esterno e ora vado a sostituire di nuovo all'equazione della retta, che era questa, ve la riscrivo qui a fianco. Quindi sostituendo al posto di m 2 viene così, sostituendo al posto di m meno un mezzo viene così. Un'equazione in forma implicita deve sempre avere coefficienti interi, quindi faccio l'MCM per mandare via il denominatore. L'MCM è 2 e quindi viene così. Di solito nella forma implicita, se vogliamo proprio essere precisi, la x deve sempre avere segno più, quindi cambiamo di segno a tutto. Questa è l'equazione della retta, quindi abbiamo ottenuto due rette tangenti alla circonferenza, passanti per il punto P esterno alla circonferenza. Ora andiamo a fare questo esercizio. Anche qui dobbiamo trovare l'equazione della retta tangente. Abbiamo detto prima che la primissima cosa che dobbiamo fare è andare a sostituire le coordinate del punto all'interno della circonferenza per capire se il punto appartiene oppure no alla circonferenza. Quindi al posto di x metterò 5 e al posto di y metterò 4. Andiamo a fare i calcoli, quindi x alla seconda è diventato 5 alla seconda, ovvero 25. Y alla seconda è diventato 4 alla seconda, ovvero 16. 2x, 2 per 5, 10. 4y, 4 per 4, 16, e il resto l'ho ricopiato. Ora 16 meno 16 sono opposti, 25 più 10 fa 35, meno 35, 0. Abbiamo ottenuto 0 uguale a 0, che in matematica si chiama identità. Questo ci dice che P appartiene alla circonferenza, quindi in base allo schemino che vi ho fatto vedere prima ci aspetteremo una sola retta tangente. La situazione è questa: ho il punto P che sta sulla circonferenza, la retta tangente è di questo tipo. Quando siamo in questa situazione, invece di fare i passaggi che vi ho fatto vedere prima, ovvero andare a trovare l'equazione della retta in funzione di m e successivamente imporre l'uguaglianza che la distanza dal centro alla retta è uguale al raggio, in questo caso i calcoli saranno più facili. Perché? Ragioniamo. Io so che la retta che sto cercando è una retta che passa per il punto P. Inoltre so che deve essere perpendicolare al raggio. Se questo è il centro della circonferenza e CP è il raggio, per la proprietà della circonferenza io so che il raggio è sempre perpendicolare alla tangente nel suo punto di tangenza. Questa proprietà, che sicuramente avete studiato nella teoria, vi serve negli esercizi perché ci dà la possibilità di trovare il coefficiente angolare della retta tangente, chiamiamola t. Infatti, dati due punti C e P, è sempre possibile trovare il coefficiente angolare. Se non vi ricordate la formula, vi invito a ripassare la playlist rette e piano cartesiano. Quindi i passaggi sono i seguenti: punto 1, trovo il coefficiente angolare CP. Punto 2,
siccome so che il raggio è sempre perpendicolare alla tangente nel suo punto di tangenza, il coefficiente angolare della retta t sarà l'opposto del reciproco di quello di CP, perché voi sapete che se due rette sono perpendicolari vale questa relazione. Due rette sono perpendicolari, allora sappiamo che il coefficiente angolare di una è uguale a meno 1 fratto il coefficiente angolare dell'altra. Per cui nel nostro caso io ho il coefficiente angolare di CP e siccome T, la tangente, è perpendicolare, troverò il coefficiente angolare di T usando questa relazione. Una volta che ho il coefficiente angolare e so che la retta tangente deve passare per P, andrò a utilizzare la formula dell'equazione della retta, che abbiamo sempre ripassato nella playlist del piano cartesiano, ovvero questa. Nel nostro caso xp e yp sono esattamente le coordinate del punto P, mentre mt è il numero, è il coefficiente angolare che abbiamo ricavato al punto 2. Quindi dobbiamo svolgere esattamente questi tre step. Partiamo dal primo, dobbiamo trovare il coefficiente angolare di CP. P lo conosco. Dobbiamo trovare le coordinate del centro. Siccome abbiamo l'equazione della circonferenza, utilizzando le formule che abbiamo visto nel primo video di questa playlist, ricaviamo il centro. Infatti il centro si trova. La coordinata x devo prendere il coefficiente di x, quindi 2, cambiare di segno, meno 2 e dividere per 2. Quindi viene meno 1. Mentre la coordinata y devo prendere il coefficiente di y di questa equazione, quindi meno 4. Cambio di segno, più 4 e divido per 2, quindi 2. Ora che ho le coordinate del centro, trovo il coefficiente angolare di CP. La formula, vi ricordo che si trova facendo la differenza delle y dei due punti diviso la differenza delle x dei due punti, quindi 5 meno meno 1, attenzione i segni, diventa 5 più 1. Facciamo i calcoli, sopra viene 2 e sotto 6, semplificando un terzo. Punto 1 fatto, ho trovato il coefficiente angolare di CP. Punto 2, siccome la retta tangente è perpendicolare, il coefficiente angolare della mia retta, quello che sto cercando, è esattamente meno 1 fratto l'm di CP, il che vuol dire che cambio di segno lui, meno un terzo, ribalto, quindi viene meno 3. Anche il punto 2 è fatto, quindi andiamo al punto 3. Usiamo la formula andando a sostituire al posto di yp xp le coordinate e al posto di mt meno 3 che ho appena trovato. Andiamo a fare i calcoli, quindi moltiplico tutto questo per meno 3 e porto il meno 4 al secondo membro, cambiando di segno diventa più 4. Quindi l'equazione della retta tangente è y uguale meno 3x più 19. Come dicevamo, mi aspettavo un'unica retta tangente. Perché? Perché il punto P apparteneva alla circonferenza. Questo esercizio all'inizio sembra un pochino più difficile del primo, in realtà come vedete i calcoli sono molto facili, quindi una volta capito lo schemino che dovete adottare, trovare la soluzione è molto semplice. Ricapitolando, quando dobbiamo trovare l'equazione della retta tangente alla circonferenza io ho due casi, o il punto è esterno e quindi mi aspetto due rette e quindi devo fare i passaggi che abbiamo visto nell'esercizio numero 1, oppure il punto appartiene alla circonferenza e quindi io mi aspetto una retta e quindi devo fare sempre questi tre passaggi. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.